Terza Pagina Magazine, presente qui nel museo della mostra dedicata ad Alberto Sordi e Fellini, qui insieme a me Maurizio Riccardi, Spazio 5, via Crescenzo 99, di veramente qualcosa di unico e raro. Maurizio, buongiorno a te. Buongiorno a voi. Eccoci qua, pronti, ed è un'emozione pura stare qui insieme a te e vivere, percepire da queste foto la vita proprio di questi due personaggi che hanno dato per noi veramente qualcosa di unico e raro. Sì, per noi è stato molto importante fare questa mostra, soprattutto per ricordare sia Fellini che Sordi, e soprattutto perché è stato un anno particolare, quindi questa rinascita con Fellini e Sordi per noi è molto importante, perché Fellini ci ha fatto sognare, ancora oggi è un esempio per tantissimi registi, e Sordi è l'esempio dell'uomo italiano, cioè con tutti i suoi difetti, i suoi pregi, e ci fa sempre sorridere ancora oggi. Io ricordo ancora una raccolta di oltre 70 scatti da parte del papà, classe 1926, Carlo Riccardi, veramente qualcosa di unico e raro. Vi consiglio a tutti di venire qui presso Spazio 5, via Crescenzio 99D, a pochi passi da Piazza Risorgimento, e troverete qui all'interno un museo, veramente un museo, opere d'arte uniche e rare. Sì, sì, fanno parte dell'archivio Riccardi, che è un archivio di oltre 5 milioni di immagini di vari settori, spettacolo, costume, società, religione, curato da Giovanni Currato e con altri collaboratori, e per noi tirare fuori le fotografie, anzi i negativi, digitalizzarli e renderli fruibili per le persone è un po' a far rivivere la storia italiana. Io ricordo ancora Terza Pagina Magazine, presente qua in esclusiva qui all'interno del museo della mostra dedicata ad Alberto Sordi e Fellini, qualcosa di unico e raro. Ricordo via Crescenzio 99D, a pochi passi da Piazza Risorgimento, Spazio 5. Grazie Maurizio. Grazie, vi aspettiamo tutti. Grazie ancora, e noi ci vediamo alla prossima.